Buongiorno Neri Parenti, oggi al Bifest per presentare il documentario Mostruosamente Villaggio di Valeria Parisi, in cui appunto racconta, diciamo, i suoi ricordi di Paolo Villaggio. Com'è stato appunto parlare di Paolo Villaggio? Che emozioni le ha dato? Beh, insomma, io con Paolo ho passato più di 20 anni della mia vita. Sono stato più con Paolo che con mia moglie, forse. Quindi chiaramente adesso è un po' di tempo che non c'è più. Rivedere improvvisamente questo film ha fatto bene anche. Rivedere Paolo che faceva certe cose, rivedere me che parlo di Paolo, mi ha fatto impressione. Insomma, è stato un grande rapporto umano e professionale. Senta, una domanda del Paolo intimo, del Paolo che non era davanti alle telecamere. Com'era lui nella vita privata? Era più timido di come sembrasse invece in TV, in cui invece faceva dei personaggi molto aggressivi. Invece aggressivo non lo era, e sicuramente nella vita era anche assolutamente il contrario del suo personaggio più famoso. E invece un aneddoto sul set? Niente, nessun aneddoto, niente, va bene. E allora facciamo un'altra domanda. Paolo Villaggio sentiva appunto negli ultimi anni questo peso di voler, cioè la volontà di volersi un po' allontanare dal suo Fantozzi. Lei come l'ha vissuto questo momento? Ha cercato di, cioè, c'è stata una collaborazione per poter fare qualcosa di diverso dal Fantozzi? No, ma in realtà non è che c'è stato un momento in cui Fantozzi non si è potuto fare più, anche per motivi anagrafici, nel senso che questo personaggio che tutti maltrattavano, che cascava, si faceva male, eccetera, quando finché era nel vigore faceva ridere, nel momento in cui era una persona anziana non faceva più divertire, diventava una cosa che faceva pena, e quindi questo è il motivo per cui né si poteva farlo diventare solamente un verboso anziano. Quindi a un certo punto non si sono fatti più, poi Paolo ha avuto anche qualche problema di salute. Poi il nostro mestiere, le cose sono così, ci sono i cicli, uno va bene per 30 anni e poi improvvisamente comincia ad andare meno bene. Va bene, ok, grazie.